Matteo Salvini a Pesaro presenta i candidati marchigiani nelle liste di Camera e Senato. Giorgia Meloni sceglie le Marche a guida Fratelli d'Italia per dare il via alla sua campagna elettorale. 6 anni fa il terremoto che ha portato morte e distruzione nel cuore dell'Italia centrale e nelle Marche. 8 cuccioli di cane di pochi giorni abbandonati davanti a un canile. Chi ha visto o notato qualcosa si faccia avanti. A Los Angeles, Pesaro brilla grazie alla stella di Luciano Pavarotti sul cammino delle celebrità. Da oggi prende il via nella zona mare a Fano la fiera di San Bartolomeo con oltre 200 espositori e per i più piccoli c'è anche il mercatino dei bambini. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV, questa è Occhio alla Notizia, il telegiornale locale sul canale 19 del Digitale Terrestre. Allora, iniziamo dalla cronaca e cominciamo da un incidente che si è verificato ieri sera poco dopo le 23 sulla superstrada Fano Grosseto, vicino all'uscita per Sant'Ippolito in direzione Fano. Una donna a bordo di una Fiat 500 ha sbandato perdendo il controllo dell'autovettura, finendo contro il guardrail centrale e fermando la corsa sul lato destro della carreggiata. Sul posto la stradale di Urbino, la conducente e il passeggero sono rimasti illesi. E sempre intorno alle 23.30 di ieri a Marotta di Mondolfo, un camper è rimasto incastrato nel sottopasso di via Togliatti. Il conducente, che proveniva dal lungomare, non si è accorto della segnaletica che indicava l'altezza del sottopasso, che è di 2,70 m. Né il mezzo né la struttura hanno riportato però gravi danni, qualche disagio invece per il traffico veicolare. Adesso parliamo invece di elezioni politiche. Ieri all'Hotel Excelsior di Pesaro Matteo Salvini ha presentato i candidati marchigiani. Perché ci sarà bisogno di alcune centinaia di donne e uomini in gamba. Il segretario federale della Lega Matteo Salvini ha scelto le Marche, più precisamente la città di Pesaro, per dare il via alla campagna elettorale del partito in occasione delle elezioni del 25 settembre prossimo. All'Hotel Excelsior sono stati presentati alla stampa i candidati della Lega Marche nelle liste uninominali e proporzionali di Camera e Senato. Tra quelli uninominali in Camera, i due assessori in carica in Regione, Mirko Carloni e Giorgia Latini. Presenti alla conferenza anche i candidati plurinominali del proporzionale, come il capolista della Camera Riccardo Augusto Marchetti, deputato e commissario della Lega Marche, seguito da Elena Campagnolo, Giuliano Pazzaglini e Silvana Giretti, e poi il capolista al Senato Mauro Lucentini con Alessandro Amadio e Laura Laviano. Contento di partire dalle Marche, ha commentato Salvini, prometteremo poco ma manterremo tutto. E la priorità per la Lega è e sarà lavoro e tasse, quindi lavoro vuol dire azzerare la legge Fornero e arrivare a quota 41, che dà a circa 1 milione di lavoratrici e lavoratori la possibilità di andare in pensione e apre tanti spazi di lavoro ai giovani, e sono contento che anche CGL, CISL e UIL sostengano questa battaglia della Lega. Tasse significa estendere la flat tax ad altre partite IVA e in prospettiva anche ai dipendenti e alle famiglie e ai pensionati fino a 70.000 euro di reddito familiare, quindi non si tratta dei milionari o dei ricconi. E poi c'è un tema di sicurezza, ormai ahimè quotidiana, con episodi di cronaca nera che non si contano, un altro stupro a Bologna nelle ultime ore, baby gang, sbarchi continui, quindi dal punto di vista della sicurezza, del controllo delle città e del contrasto all'immigrazione clandestina, penso che la Lega sia una garanzia per gli italiani e per gli immigrati per bene che ci sono. Nelle Marche contiamo di vincere ovunque. Adesso con tutta la scaramanzia e l'umiltà del caso, perché sono solo gli italiani e i marchigiani a decidere col loro voto il 25 settembre, però l'aria è veramente buona, c'è tanta voglia di cambiamento. Se il centrodestra vince ci sono 5 anni di stabilità, di sicurezza, di tranquillità, una maggioranza finalmente omogenea, senza PD e 5 Stelle a fare i capricci. Io sono orgoglioso del lavoro di donne e uomini della Lega in Regione Marche, dei nostri sindaci, dei nostri amministratori regionali. Abbiamo fatto scelte su persone molto valide, tante altre in gamba ce ne sarebbero state, però purtroppo la riduzione delle liste a questo ha portato, però c'è una bella squadra e soprattutto dal 26 settembre altri marchigiani potranno portare a Roma il loro importante contributo. Qua penso che
se il centrodestra continuerà a lavorare bene, se la Lega continuerà a lavorare bene, vinceremo in tutti i collegi. A prendere poi la parola è stato Mirko Carloni. La Lega mi ha chiesto la disponibilità, ovviamente io l'ho data e devo dire sono molto fiero di poter rappresentare la Lega e tutto il centrodestra nel collegio di Pesaro e Urbino, che è il mio collegio dove ho cominciato a fare politica tanti anni fa, insomma, e oggi penso di poter portare un bagaglio di esperienza, di competenza anche maturata proprio in questi 2 anni in regione, non solo di conoscenza dei problemi ma anche qualche idea di come risolverli, perché in 2 anni abbiamo visto che poi tante delle decisioni prese si risolvono su Roma e quindi è importante anche lì avere una collaborazione, un collegamento tra la giunta regionale e le istituzioni romane. Ora quello che noi stiamo preparando è una proposta politica per i cittadini delle Marche, in particolare di Pesaro e Urbino, in modo che si sentano rappresentati e possano votare chi ritengono più opportuno. In questo caso io credo che la Lega, che ha dimostrato anche di saper valorizzare i territori, gli amministratori locali, possa essere un partito che più di chiunque altro ha questa cultura di portare a Roma i problemi del territorio. Giorgia Meloni invece ha scelto Ancona per dare il via alla sua campagna elettorale. Ho voluto cominciare questa campagna elettorale da Ancona per ricordare che, a differenza di quello che si dice molto spesso nei salotti, nei talk, nella stampa, in certa stampa che parla quasi solo a se stessa, e cioè che Fratelli d'Italia non avrebbe una classe dirigente adeguata a governare la nazione, a differenza di quello che si dice, noi abbiamo già dimostrato in territori come la Regione Marche come la classe dirigente di Fratelli d'Italia sia perfettamente in grado di dare risposte che la sinistra non è stata in grado di dare per decenni. Ancora la cronaca, se l'è vista brutto, un 60enne di Acqualagna alla guida di una Fiat Multipla a metano esplosa ieri nel primo pomeriggio mentre percorreva la Gola del Furlo. Alcuni escursionisti hanno notato un po' di fiamme uscire da sotto il vano motore della vettura e hanno quindi avvertito il conducente, che è riuscito a scendere in tempo e a mettersi in salvo. Probabile la causa dell'innesco, una scintilla provocata dal passaggio dall'alimentazione a metano a quella a benzina. Sul posto i vigili del fuoco di Cagli, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo completamente andato distrutto dalle fiamme. E adesso invece una brutta storia che è accaduta nella giornata di ieri in un canile di Fano. I gestori hanno trovato uno scatolone posizionato davanti al cancello d'ingresso con dentro 8 cuccioli di pochi giorni abbandonati. Un immondo essere umano ha strappato 8 cuccioli appena nati al suo cane femmina, li ha messi in uno scatolone e li ha abbandonati così sulla strada che porta al canile. Inizia così il post pubblicato ieri sulla pagina Facebook dell'associazione Melampo di Fano, struttura che si prende cura di animali randagi o malati o con problemi comportamentali, giovani o anziani. Appena saputa l'amara scoperta, è partita una corsa contro il tempo per salvare i piccoli. Lunedì sera, tardissimo pomeriggio, erano le 8 di sera, abbiamo ricevuto la chiamata dal servizio veterinario dell'ASUR che ci informava del ritrovamento presso il canile del Ragano di uno scatolone con 8 cuccioli appena nati, e quindi era richiesto il nostro intervento per poter sopperire a tutte le esigenze di un cucciolo neonato che purtroppo è stato allontanato brutalmente dalla mamma. Come stanno i cuccioli e quanti giorni hanno? I cuccioli al momento stanno bene, abbiamo una femminina che è un po' più in difficoltà a causa di coliche, quindi da ieri fatica ad attaccarsi al biberon, ha avuto una nottata un po' impegnativa per forti dolori a livello addominale, adesso sembra riprendersi un pochettino. Al momento loro hanno un'età stimata di circa 3, massimo 4 giorni. Al momento del ritrovamento avevano il cordone ombelicale ancora non del tutto secco, quindi erano proprio stati partoriti da pochissimo e allontanati subito dalla mamma. Quanto potrebbe soffrire la mamma che ora questi cuccioli non li vede più?
Tantissimo. Allora, la mamma sta patendo sicuramente una duplice sofferenza, una sofferenza che è emotiva, per cui si è vista strappare i propri cuccioli, ha chiaramente uno spiccatissimo istinto materno e quindi si è vista allontanare tutti i suoi piccoli, ma anche una sofferenza proprio a livello fisico, perché purtroppo non avendo cuccioli che si attaccano alle mammelle e che quindi succhiano il latte, si crea un ingorgo di latte a livello mammario con il rischio di una dolorosa e anche pericolosa mastite. La struttura, che in totale ospita più di 100 cani, si ritrova ora sulle spalle a dover fronteggiare un'emergenza ancora più grande. Infatti i piccoli cuccioli dovranno essere allattati, cresciuti e seguiti quotidianamente, giorno e notte. Come associazione cosa avete bisogno in questo momento? Abbiamo bisogno di traversine assorbenti, ne consumiamo davvero in quantità industriali, anche perché loro si sporcano strisciando e stimolandosi fra di loro, e poi di un aiuto economico. Noi ci siamo ritrovati nelle prime 12 ore a consumare ben 10 euro di latte in polvere, quindi considerando che man mano che crescono le loro esigenze andranno ad aumentare, abbiamo sicuramente bisogno di quello. Fortunatamente abbiamo già fatto un ordine direttamente dalla casa produttrice e però sarà una spesa comunque assolutamente consistente e impegnativa per una realtà che comunque ha già tante altre spese. Chi avesse piacere di contribuire con un sostegno economico, è possibile individuare i riferimenti del nostro conto corrente o dei PayPal sulla nostra pagina Facebook. Infine, la presidente della Onlus Melampo ha voluto lanciare un appello. Chiunque abbia visto magari nella serata, tardo pomeriggio di lunedì, depositare un cartone all'inizio della strada che conduce al canile del Ragano, o magari una persona che ha visto la cagna del vicino gravida e la vede adesso non più incinta e non impegnata nell'allattamento, di farci una segnalazione. Il numero di telefono lo trovate sempre sulla nostra pagina Facebook, oppure il 346-0106-264. Noi garantiamo assoluto anonimato. E invece chi è intenzionato ad adottare questi cuccioli, quali sono le linee guida e quali sono i tempi? Ma più che altro, che razza si sta parlando? Sperando, tocchiamo ferro, che vada tutto bene, saranno adottabili a partire dal secondo mese di vita. Quindi abbiamo ancora 60 giorni abbastanza impegnativi. Da quel momento in poi, come facciamo per tutti i nostri cani, metteremo degli appelli con foto dei piccoli per cercare loro casa. Presumibilmente, a vedere il loro aspetto, siamo portati a ipotizzare che possono essere dei pitbull, metici pitbull, comunque molossoidi, verranno una taglia quantomeno medio grande, e chiaramente poi andranno selezionate anche caratterialmente in base alle caratteristiche che mostreranno, andranno individuate famiglie che potranno garantire e sopperire a tutte le loro necessità e esigenze, non solo fisiche ma appunto anche comportamentali. E adesso apriamo la pagina delle segnalazioni. Questa sera torniamo nel quartiere Vallato per farvi vedere queste foto inviate da una nostra reporter di strada sullo stato in cui versano i giardini tra via Scesa e via San Felice. Da notare, oltre ai marciapiedi, scrive la segnalatrice, le panchine ammalorate e il tavolo divelto è appoggiato sulle due panche. Da oltre 6 mesi che è in questo stato, servirebbero interventi e soprattutto le telecamere. Poi un'altra segnalazione invece arriva nel tratto tra Fano e Fosso Seiore, nella zona antistante la stazione di servizio. Vorrei far vedere l'ufficio tecnico del Comune di Fano, si legge in un messaggio, il lavoro che hanno fatto, le buche sono state chiuse ma l'avvallamento e l'acqua rimangono comunque, creando disagi a chi deve passare a piedi. Non sembra che abbiano risolto il problema, vorrei che delle risposte, conclude il telespettatore. Adesso invece andiamo a Fano, torniamo a Fano nel lungomare di Sassonia, dove è iniziata oggi la Fiera di San Bartolomeo. Ha preso il via oggi la tradizionale Fiera di San Bartolomeo a Fano. Fino a venerdì 26 agosto più di 200 ambulanti provenienti da tutta Italia esporranno su via Dante Alighieri e viale Adriatico prodotti e prelibatezze, senza tralasciare le novità del momento e le famose cipolle.
La nostra è la tradizionale Fiera delle Cipolle, che sono dislocate proprio qui in Viale Battisti, quindi rispettiamo la tradizione, una tradizione che ricordo viene dal Medioevo e quindi una fiera veramente molto lunga e molto rappresentativa per noi, molto tradizionale, che quindi è importante che la città continui a rappresentare. Dopo la pausa durata ben 3 anni, torna lo spazio dedicato ai giovanissimi con la Fiera Franca dei Ragazzi, ovvero un mercatino del baratto che si terrà sotto la tenso struttura di Sassonia a partire dalle ore 14.30 fino alle ore 20 per il libero scambio di giochi, libri, fumetti e anche oggetti creati dai piccoli commercianti in erba. Dando la possibilità ai bambini di scambiarsi i giochi o comunque le merceologie che hanno, le cose che a loro piacciono di più, quindi scambiarsele tra bambini, incuriosendo anche, come creando comunità tra loro, creando partecipazione, e questo arriva in un anno in cui abbiamo voluto valorizzare questo progetto della destinazione, di città destinazione per le famiglie e per i bambini, una promozione importante che abbiamo fatto a livello nazionale. E quindi nella città su ogni evento è stato rappresentato un momento dedicato ai bambini. Si può partecipare dai 13 ai 16 anni, ma comunque tutti i bambini accompagnati da un genitore, grazie alla collaborazione con Fano Città dei Bambini e delle Bambine, potranno recarsi sotto il tendone, ecco, e dialogare con gli altri bambini in dei scambi sui loro oggetti personali. L'edizione 2022 della Fiera di San Bartolomeo potrebbe essere l'ultima ad essere realizzata nella zona di Sassonia. Stiamo cercando di capire come la fiera può essere dislocata in modo migliore, perché sappiamo che qui, insomma, ci sono delle problematiche che dobbiamo risolvere, una dovuta al passaggio dei mezzi che devono arrivare al porto, un'altra dovuta, insomma, al fatto che i nostri hotel in questo momento sono pieni, i turisti devono comunque arrivare nelle strutture ricettive, e quindi stiamo pensando a una nuova location. Insomma, ci sono dei ragionamenti importanti da fare. Ecco, abbiamo ragionato di poterli spostare dalla zona Porto fino alla zona Lido. Ci sono tante location che stiamo prendendo in considerazione, ma quello che è importante è iniziare a dialogare con i cittadini, con i residenti, quindi con coloro dove vorremmo spostare la fiera, con le associazioni di categoria, anche in consiglio comunale. Abbiamo detto vogliamo dialogare con i gruppi consigliari, in modo che insomma, la fiera è una cosa importante, occupa uno spazio importante della nostra città. Insomma, dobbiamo aprire un dialogo per capire qual è la soluzione migliore e poter continuare a fare una fiera, un momento della città che è molto tradizionale. Io vengo da Cannara, provincia di Perugia. Io sono oltre 20 anni che vengo qui, prima veniva mio suocero e adesso mio marito ed io. Come sono i fanesi? Li acquistano queste cipolle? Sì, i fanesi acquistano le cipolle e devo dire anche un buon riscontro perché piacciono molto. Lei che è un'esperta, ci può dare una ricetta con le cipolle? Allora sì, una ricetta tipica del mio paese Cannara è la parmigiana di cipolla, che praticamente è tipo una lasagna. Le cipolle vengono affettate con la mandolina, vengono fritte con una pastella e poi vengono messe su dei testi in acciaio, e tipo strati, un primo strato di cipolla fritta, molto fitta, e poi coperta con un sugo rosso di pomodoro, e mozzarella, parmigiano e besciamella, così per 3 strati. E poi viene cotta al forno e fa la classica crosticina e è buonissima. L'anno scorso le ho acquistate, però non ho avuto quel riscontro che avrei voluto. Comunque vedi, ci riprovo, quindi ci riprova, quindi magari se non è oggi può darsi che domani le ricompra. Certo. Cosa pensate di comprare stamattina? Allora, io non so, lui voleva fare qualcosa per andare a funghi, quindi pantaloni stiamo cercando, ecco, diciamo. Cercano delle offerte. Ecco, delle offerte, sì. Presumo qualcosa sull'abbigliamento e calzature. Ha fatto già un giro, sì, ha visto qualcosa? Un giro, ci sono degli stand con delle marche a buon prezzo. Sì, prima faccio tutto il giro e poi meditiamo e poi andiamo all'acquisto. E poi abbiamo anche la novità di quest'anno, il pareo, che si può utilizzare come sciarpa, come poncio e come coprispalla. È un anello tubulare che in pratica si può mettere come sciarpa, così. Anche questa è una bella novità per quest'anno. Poi si può mettere come poncio, prendendo le puntine esterne più o meno la metà, inserendo l'anellino e andiamo a fare un poncetto per la sera, perché lavora negli uffici. O si può andare a pareo, andiamo sotto,
andiamo a prendere le punte esterne e facciamo pareo per andare al mare. Abbiamo preso roba di, per lei ovviamente e regali per gli amici e parenti. Ma voi di dove siete? Provincia di Torino. Ogni anno venite qua a Fano? Spesso perché abbiamo tanti amici e quindi veniamo sì quasi ogni anno e aspettiamo anche il momento della fiera. Quindi capitate anche appositamente a questo momento? Infatti stiamo per partire ma abbiamo aspettato proprio per la fiera. Quindi un'occasione per fare dei regali quindi stamattina? Sì, anche. Avete trovato dei prezzi vantaggiosi? Sì. Sacchetti per l'aspirapolvere. Cosa per la casa? Profumo per l'aspirapolvere. Profumo. Per il folletto. L'abbigliamento, avete già guardato qualcosa? No, perché abbiamo iniziato solamente mezz'oretta fa neanche. Quindi da poco? Guardi un po' di qua, guardi un po' di là, il tempo passa, per cui ne abbiamo ancora da fare di giri. E... Voi di dove siete? Di Torino, settimo torinese. Ah. È la prima volta che venite alla fiera? La fiera sì. La fiera sì, la prima volta. Ma già due volte. Com'è? Vi piace? Bello, sì, bellissimo. Bello. Sì, sì, diciamo che come fiera è molto enorme. Da Milano a Fano direttamente per la fiera o anche in vacanza? Anche in vacanza. In vacanza, sì, sì. Stamattina cosa avete comprato? Guarda, siamo appena arrivati, ci stiamo guardando. Diciamo che puntiamo sia al cibo che a comprare qualcosina, per esempio uno zainetto, una borsetta, insomma. Esatto. Comunque è lungo qua il mercato, quindi ce n'è da guardare. Già, vi piace? Sì, molto bello. Sì, si trova un sacco di roba. Poi è bello che è vicino al mare. Poi vista mare, esatto. E nel frattempo uno va, si fa una capatina nella spiaggia. Ho acquistato delle magliette e firmate, quindi a buon prezzo, perciò non ci lamentiamo, insomma. Quindi approfittiamo sia per fare dei buoni acquisti, e qua c'è un bel mare, quindi buoni ristoranti, perciò non ci lamentiamo. Stiamo acquistando delle borse, stiamo valutando un po' sia prezzi che qualità. Sì, io l'anno scorso ho comprato una borsetta, quindi sono scesa con l'intenzione di comprare un'altra borsa qui. Di dove siete? Di Napoli. Quindi da Napoli ogni anno venite alla fiera di San Bartolomeo? Questo è il terzo anno sì che veniamo, sempre affezionatissimi. E quindi ci piace questo periodo proprio perché c'è un po' quest'area di festa. A Los Angeles invece brilla Pesaro brilla assieme alla stella di Pavarotti sulla Walk of Fame. Esordisce così in un post il sindaco Matteo Ricci, che ha partecipato alla cerimonia di posa all'Italian Cultural Institute di Los Angeles durante la presentazione delle tre giorni di Luciano Pavarotti, The Star. Quello che Hollywood tributa al maestro, continua il primo cittadino, è un riconoscimento globale che rende merito alla carriera di uno dei più grandi artisti che l'Italia abbia avuto, uno degli italiani più famosi, un artista che ha riempito teatri e sale e che ha emozionato il pubblico. Pesaro era la sua seconda città. Qui aveva la sua casa al mare, la residenza artistica in cui produceva e che è stato luogo di grandi ricordi familiari, come ha ricordato la figlia Giuliana, descrivendola come il luogo della felicità. Un ulteriore fiore all'occhiello per la città di Pesaro, che si prepara ad essere capitale della cultura nel 2024. Si è tenuta invece ieri, qui cambiamo argomento, parliamo di sport, vedete alle mie spalle la squadra del Fano, la presentazione dunque della prima squadra e dello staff dell'Alma Juventus Fano. L'evento ha visto il susseguirsi sul palco di quelli che saranno i protagonisti della prossima stagione sportiva, sia i giocatori della prima squadra e del settore giovanile che lo staff tecnico e medico. In seguito è intervenuto anche il neo mister Granata Andrea Mosconi, che ha ribadito l'importanza straordinaria del calore dei tifosi, considerandoli il dodicesimo uomo in campo capace di dare una spinta fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi stagionali. E c'era, a proposito di tifosi, ce n'era uno che davvero amava il Fano, purtroppo non c'è più ormai da un po' di tempo, e nei giorni scorsi è stata presentata una petizione per intitolare la curva dello stadio Mancini di Fano a Federico Santini. Questa curva verrà denominata Curva Bronco.
I risultati sul campo dell'Alma in questi ultimi anni certamente non sono stati esaltanti e anche la curva ha avuto qualche problema. Così ho pensato che ci si potesse tutti quanti riunire e portare nuovamente il nostro apporto fondamentale per le sorti sul campo sotto il nome di Federico Santini. Avevo pensato come consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di chiedere alla toponomastica di intestare la curva appunto a Bronco, Federico Santini. Poi invece ci è sembrato più giusto non intestare politicamente questa richiesta, ma che diventi una richiesta popolare. Così come facente parte del direttivo del Club Forza Alma abbiamo promosso questa raccolta firme, naturalmente con l'autorizzazione dei genitori di Federico e con l'aiuto degli altri due gruppi organizzati, Ultras e Panthers, per chiedere all'ufficio toponomastica del comune di Fano di intitolare la curva dello stadio Mancini a Federico Santini, tutti conosciuto come Bronco. Ieri ho depositato in comune al protocollo questa richiesta con 144 firme che verrà poi dopo passata all'ufficio toponomastica. Come consigliere comunale mi impegno a far sì che questa richiesta possa essere portata avanti, lavorata dal Consiglio e che la curva dello stadio Mancini possa essere intitolata a Federico Santini, da tutti conosciuto come Bronco. Questa è una richiesta popolare che parte dal basso e siamo sicuri che l'amministrazione la voglia ascoltare. Sei anni fa il terremoto ha portato morte e distruzione nel cuore dell'Italia centrale e nelle Marche. Stiamo cercando di dare alle comunità colpite le risposte necessarie per poter tornare a vivere la loro terra, pur con tante difficoltà, anche legate al rincaro dei prezzi delle materie prime e alla carenza di imprese. Ma oggi è il giorno del silenzio e del ricordo, così sui social il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Noi ci fermiamo qui, l'informazione torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa insieme a Massimo Foghetti. Grazie come sempre per averci seguito, vi auguro una buona serata, arrivederci.